Buonasera a tutti, siamo qui con Massimiliano Gazzola del collettivo Spreadit per cominciare ad affrontare il problema del nuovo governo affidato a Mario Draghi che si presenta fin nelle dinamiche della formazione come, come l'espressione diretta del capitale finanziario multinazionale non solo europeo e come continuità diretta della famosa e famigerata Troica. Hai avuto anche te la stessa impressione, Massimiliano? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, diciamo che ho avuto più o meno la stessa sensazione, e infatti si può dire che questa è anche l'espressione di quella che poi fondamentalmente è la natura, diciamo, delle classi dominanti italiane, storicamente oserei dire, nel senso che comunque Draghi arriva in una situazione in cui la gestione, che era l'unica cosa diciamo rimasta per quanto riguarda la classe politica imprenditoriale italiana, la gestione di quelli che sono i fondi straordinari che l'Europa ha elargito, tra virgolette, di fronte alla crisi pandemica, hanno comunque fatto vedere il fatto che questa classe politica imprenditoriale non è in grado, diciamo, di gestire a seconda dei desiderata, diciamo, dell'oligarchia europea e di quella fetta, diciamo, anche di capitale italiano più attaccata alle consorterie di potere continentali, non è riuscita appunto a gestire questa situazione, soprattutto in virtù del fatto che adesso il discorso è che c'è stata, grazie alla pandemia, c'è stata questa accelerazione che ha determinato anche delle tensioni internazionali che ovviamente hanno messo pepe alle oligarchie europee e diciamo che questa decisione da parte del Presidente della Repubblica ovviamente va in una direzione di questo tipo. Quindi il fatto, diciamo, il dato politico principale che noi vediamo rispetto a questa crisi è questo, cioè abbiamo una catena di comando fortemente, diciamo, una rete metallica, diciamo, fortemente aggrappata al paese che lo imbriglia e abbiamo di fronte anche una classe capitalista che sicuramente vive, diciamo, le contraddizioni della crisi anch'essa, nel senso che ci sono delle lotte orizzontali tra grande capitale che è più fortemente legato, diciamo, all'Europa e quel capitale un po' più piccolo, che invece, diciamo, all'inizio era anche abbastanza favorevole all'Unione Europea, visto che comunque si trattava, diciamo, dell'erosione di quelli che erano i diritti dei lavoratori, ma adesso ha paura di essere mangiato. Questa situazione comunque ha determinato il fatto, di quello che abbiamo visto da un punto di vista di rappresentazione plastica politica di questi movimenti da un punto di vista strutturale del sistema Italia. È ovvio che continuando sotto questo segno, così via, lo sviluppo del nostro paese, soprattutto per quanto riguarda le classi popolari e proletarie, usando, diciamo, una terminologia novecentesca, che comunque non mi sembra desueta, anzi, la vedremo sempre di più riaffermarsi. Ovviamente questo percorso è un percorso che va assolutamente cambiato e secondo noi qualsiasi forza politica che ha intenzione di cambiare radicalmente questa situazione ovviamente deve cogliere questo dato principale di questa crisi. E il dato principale è questo: noi viviamo sotto questo cappio e sotto questo controllo imperiale. Poi di fatto abbiamo sentito qualche giorno fa anche il ministro delle finanze francese dire appunto che c'è bisogno di un'Europa imperiale. Ecco, l'Europa imperiale è questa cosa qui, cioè arrivano, commissariano il paese e lo commissariano per la ragione che abbiamo detto da un punto di vista diciamo del vincolo esterno, ma anche perché tutto questo ha determinate ricadute per quanto riguarda la strutturazione produttiva del paese. Draghi cosa deve fare? Ha già detto più di una volta che ci sono le imprese zombie. E quindi una parte del capitalismo, diciamo così, dovrà vincere e l'altra dovrà morire. Draghi sta facendo questa cosa qua, insieme appunto a quello che è stato detto anche da Mattarella e così via. Per quanto riguarda l'arco politico, che appunto si trova di fronte alle consultazioni del nuovo governo Draghi, diciamo che indipendentemente dalle narrazioni che devono tenere, diciamo, per acquistare i punti in questa tempesta, l'ossequio verso la figura di Draghi è stato unanime. Questo dovrebbe comunque farci capire che, qualcosa che sappiamo già da tempo, ma comunque è giusto ribadirla, che dentro tutto l'arco partitico attualmente presente nel Parlamento non esiste assolutamente alcuna forza che possa andare in una direzione opportuna per un cambiamento radicale del paese.
Quindi dobbiamo ragionare di conseguenza. E secondo noi il dato politico, lo ripeto, il dato politico principale di questa crisi è stato appunto questo cappello della grande oligarchia finanziaria che, grazie al vincolo esterno, che è comunque abballato, diciamo, dalla nostra classe dominante politico-imprenditoriale, sta ingabbiando sempre di più il paese. E infatti poi vedremo la macelleria sociale che arriverà nei prossimi mesi e vedremo anche il cambiamento da un punto di vista proprio di strutturazione produttiva del paese, che non potrà fare altro che accentuare quelle che sono le defezioni storiche che la classe dominante italiana ha portato dall'Unità d'Italia, oserei dire, ad oggi a questa popolazione, a questo territorio. Abbiamo anche un'impressione sul piano politico, cioè questa legislatura si era aperta con il trionfo delle forze euroscettiche della piccola e media borghesia, con i 5 Stelle a rappresentare, diciamo, le professioni vecchie e nuove di basso medio livello, e la Lega a rappresentare la piccola e media impresa, inizialmente soprattutto settentrionale, ma a quel punto anche con grosse proiezioni nella borghesia commerciale anche del meridione, la ristorazione, i bar, il turismo, queste robe qui. Quell'euroscetticismo ha prodotto grandi successi elettorali, ma zero progetti politici. E sono stati macinati nell'arco di 3 anni, adesso pare che, Pavio, dovranno votare per forza a favore di un governo Draghi, smentendo se stessi e azzerando anche la propria credibilità col proprio blocco sociale. Questa è una situazione anche interessante, perché assolutamente, come dire, si apre una partita in cui chi rappresenta il malessere sociale è di nuovo, come dire, contendibile il ruolo. Assolutamente sì, gli spazi potenzialmente ci sono. Io non voglio fare, diciamo, quello pessimista, voglio fare quello realista, e dico che manca, quantomeno, diciamo, in una maniera abbastanza coesa, una visione, diciamo, coerente rispetto a quella che è la situazione, anche rispetto alla situazione internazionale, perché ovviamente dovremmo anche fare un ragionamento riguardo a questo. Ovviamente adesso non voglio entrare troppo nello specifico di questo argomento, che poi ci porterebbe troppo fuori dal seminato. Comunque sta di fatto che il fatto di riuscire a capire questo dato politico è imprescindibile, secondo noi, oramai. E anche i movimenti, diciamo, il fatto che la situazione a livello internazionale sta sempre cambiando più velocemente, deve far venire fuori una determinata visione, e sicuramente gli spazi per il futuro ci sono, soprattutto in virtù di quello che giustamente hai appena accennato. Anche perché la borghesia italiana, cioè quella che ha un orizzonte soprattutto italiano e poca proiezione internazionale, sta messa malissimo, non c'ha un orizzonte che gli consenta di sopravvivere, e quella che invece ce lo ha, quindi quella di alto livello, non ragiona più con regole solo italiane. Cioè, se io vedo le poche imprese multinazionali italiane, cioè chi ha la sede in Germania, paga le tasse in Olanda, lavora con materiale che viene dalla Bulgaria o dalla Romania, fate alcune delle trasformazioni della sua filiera produttiva in Italia, ecco, come facciamo a definire questa roba borghesia italiana invece che europea o in altro modo? È difficile poter dire effettivamente che la borghesia, quantomeno quella parte di borghesia, diciamo, è effettivamente italiana, diciamo così. Sicuramente, diciamo, c'è una mancanza di visione da una gran parte, soprattutto della parte più piccola, diciamo, della borghesia medio-piccola. C'è una mancanza di visione non solo da un punto di vista internazionale, ma appunto anche da un punto di vista temporale. C'è una mancanza di visione a lungo termine. Questo però è un problema che è relativo, diciamo, in media, diciamo, prende gran parte della classe dominante italiana, nel senso che in determinate parti storiche dell'Italia c'è stato qualcuno che, ovviamente, dal punto di vista padronale e quindi poi fondamentalmente suprematista, ha tentato di prendere, diciamo, questa direzione. Ma una direzione presa poi fondamentalmente, se poi andiamo a vedere effettivamente nella questione, obtorto collo. Invece c'è questa grande parte, ritornando a bomba, scusatemi, sull'attualità, diciamo, c'è questa grande parte sicuramente della borghesia medio-piccola che non ha mai avuto una visione
a lungo termine e soprattutto non ha mai avuto una visione internazionale, mentre chi ce l'ha è assolutamente saldata a quella che è la centralizzazione del capitale che stiamo vedendo, soprattutto per quanto riguarda il continente. Poi, come se la giocheranno nel rapporto tra la nuova formazione imperialista europea e gli Stati Uniti che vogliono, diciamo, recuperare campo rispetto a quello che è l'inerzia, diciamo, della politica internazionale odierna, che vede appunto il blocco sino-cinese, diciamo, abbastanza lanciato. Questo è tutto da vedere, ovviamente. Sarà interessante anche vedere quali che saranno poi in futuro i posizionamenti politici in virtù e rispetto a questo tipo di situazione. Va bene, credo che per questa sera il tempo è tiranno, quindi dobbiamo puntare a chiudere. Non mancherà però occasione di risentirci su questi temi perché siamo solo all'inizio di una nuova era dal punto politico-economico. Quindi ringraziamo Molto volentieri. Massimiliano, Grazie a voi. ringraziamo Massimiliano e salutiamo i nostri spettatori.